ha detto un passaggio chiave, ha citato Ferrari. Quando la Ferrari vince, vince l'Italia. E quindi bisogna ritrovare anche l'orgoglio di essere un paese straordinario. Il nostro impegno insieme è quello di guardare le cose che accadono con lenti bifocali, e cioè con la dinamica di lettura sul territorio, per cercare di migliorare tutto ciò che possiamo fare noi e cercare di leggere anche cosa accade nel mondo, perché noi siamo un territorio nel mondo e dobbiamo continuare a tenere la testa nel mondo proprio per le caratteristiche del nostro sistema imprenditoriale. Noi vogliamo proseguire il processo di competizione dentro le trasformazioni profonde della società, sapendo che qui c'è ancora tanta passione, che c'è orgoglio e soprattutto c'è ancora tanta voglia di fare e di fare bene. Allora bisogna fare un salto di qualità aggiuntivo per il distretto ceramico, che deve diventare ancora più competitivo. E per fare questo bisogna che investiamo ancora molto sulle piattaforme tecnologiche per modernizzare, bisogna che rafforziamo ancora la ricerca dei prodotti per essere sempre più flessibili e bisogna che assicuriamo collegamenti con reti materiali di banda larga e ovviamente con infrastrutture materiali estremamente importanti. Questo distretto sta continuando a produrre anche qua, anche se con dimensioni diverse, e quindi ha bisogno di infrastrutture. Chi dice che questo territorio non ha bisogno di infrastrutture? Lo dico perché per fortuna questo territorio sta reggendo ancora grazie a una visione della provincia di Modena che ha costruito la Fiorano Modena. Però oggi la Fiorano Modena non ce la fa più. Ve lo dico perché abbiamo retto lo sforzo, per fortuna abbiamo fatto quell'opera, però oggi 16.783.758 veicoli passano su quella strada. Il 9% di camion passano su quella strada, la media torna al 6%. Quindi vuol dire che rischiamo nuovamente di entrare in una tensione estremamente pesante. Di fronte a questo, grazie all'impegno, io vorrei ringraziare pubblicamente il Ministro e il Presidente della Regione, perché in questi mesi, come sapete, abbiamo cercato di trovare tutte le condizioni perché quest'opera diventi reale. E io lo ringrazio perché oggi è possibile registrare un passo avanti importante per realizzare, come avevamo deciso, una bretella aperta, sostenibile dal punto di vista ambientale, modificata e realizzata con tutte le garanzie ambientali per assicurare lo sviluppo degli scali merci, aperta soprattutto anche per la dimensione di collegamenti tra Modena e Reggio, e soprattutto agganciata bene a Sassuolo, perché se non agganciamo bene la Valle Montana diventa un grande problema. Oggi sappiamo gli impegni, la dico così, speriamo in impegni precisi e conclusivi per partire con la progettazione esecutiva e i cantieri, perché ha detto il Ministro l'estate 2018 l'opera deve partire, siamo tutti impegnati per fare questo. Io credo che sia giunto il tempo, dopo qualcuno mi ha fermato fuori e mi ha detto sono 50 anni, sono tantissimo tempo, mi è arrivato il tempo anche della decisione, e lo sappiamo bene che la competizione, come dicevo, si misura su capacità di prodotti, infrastrutture moderne e una logistica che deve soddisfare i clienti sempre più sensibili e sempre più personalizzati. Quindi abbiamo la necessità di rafforzare tutto questo. Ed è per questo che ho parlato di scalo merci e so del suo impegno, Ministro, sul tema delle ferrovie, sia per quanto riguarda l'impegno generale per aumentare l'impegno sul passaggio della merce sulle ferrovie, e sia per quanto riguarda i collegamenti come la nostra ferrovia Modena-Sassuolo, che per noi è estremamente importante. Ma vorrei anche ringraziare il Presidente e il Ministro, perché noi oggi possiamo registrare un passo avanti importante. Noi oggi sostanzialmente diamo il via, almeno se così abbiamo le risposte che auspichiamo,
a quest'opera, ma soprattutto registriamo per la prima volta il completamento, grazie al loro impegno, di una strategia di infrastrutture di viabilità. Penso ai fondi di sviluppo e coesione, col finanziamento della circolazione sud di Formigine, penso al tema del finanziamento completo della pedemontana per consentire Scandiano, Sassuolo, Vignola, Bazzano, con il casello Balsamoggio. Lo voglio ragionare per far capire come il sistema si sta riorganizzando completamente grazie a questo impegno e a questo governo, e abbiamo bisogno anche di sbloccare un'opera che gli uffici del Ministro stanno seguendo, che ancora una volta vede le esigenze della comunità cozzare con alcune questioni legate alla sovrintendenza, dove abbiamo un'opera di 5 milioni per la planarina per 800 metri di vincolo di un campo, che collegherebbe la Fiorano Modena con Modena Sud, quindi risolveremo un altro problema. So che i suoi uffici stanno lavorando e credo che sia giusto anche completare tutto questo. Quindi la riqualificazione sta andando avanti per il casello Modena Nord e ovviamente l'area delle ceramiche è Sassuolo, l'area delle ceramiche è anche Finale, quindi sappiamo del suo impegno anche sulla Cispadana. Aggiungo anche, e volevo ringraziarla per ultimo, sul tema dell'impegno per trovare le soluzioni per la manutenzione della strada provinciale. A Modena c'è una rete di 1026 km, 604 collina montagna, 108 ponti, 422 in pianura, 155 km di piste ciclabili naturali a carico, e quindi abbiamo la necessità di assicurare le manutenzioni corrette, perché vorremmo evitare, come sindaci, come presidente della provincia, di cadere in quella legge complessa, dico così, perché la legge complessa è l'omicidio stradale. Bene, ho fatto il quadro perché l'insieme di queste infrastrutture consentiranno al nostro territorio, ai nostri distretti, alla nostra economia di spingere il paese ed uscire completamente dalla crisi e riaccendere i motori dello sviluppo. Questo è ciò che noi vogliamo, perché tutti insieme vogliamo continuare a costruire opportunità per il futuro e soprattutto, davvero ringrazio e concludo, sono convinto che il futuro abita qui, ma soprattutto deve continuare ad abitare qui. E grazie a tutti voi, questo sarà possibile. Grazie a tutti. Carlo Costa, direttore tecnico generale di strada della Premier S.P.A. per la presentazione del progetto. Grazie, buongiorno a tutti anche da parte mia. È un privilegio poter presentare oggi questo progetto all'interno di un luogo così affascinante. Cercherò di rappresentarvi in maniera sintetica l'articolazione di questo progetto e le fasi che hanno portato fino a qui. Allora, intanto si tratta di una gara che è stata esperita dall'ANAS per la realizzazione della progettazione, la realizzazione e la gestione del collegamento Campo Galliano-Sassuolo. Quindi non si tratta, come spesso si può dire, di un project financing, ma si tratta di una gara su un progetto definitivo. Il bando di gara, che è stato pubblicato nel dicembre 2010, prevedeva un importo complessivo della concessione di oltre 880 milioni di euro, dei quali, come vedete qui rappresentate, una porzione per lavori principali, 280 milioni di euro, costi per la sicurezza, e un importo stimato per la variante di Rubiera, più delle somme a disposizione, per un totale di oltre 500 milioni di euro. Più vi è una parte immaginata per la gestione dell'opera per l'intera durata della concessione. Era stato previsto un contributo pubblico massimo di 234 milioni e 600 mila e una durata della concessione massima di 50 anni. Autobrennero, insieme a una serie di costruttori di grande rilievo, molti dei quali anche locali, vedete, compone un'ottima compagine per partecipare a questa gara. Devo dire che è stata una soddisfazione importante, perché a questa gara hanno partecipato player del maggior rilievo nazionale e internazionale. Vedete come è stato composto.
Costa Latti, quindi col 51% Otto Brenner, poi l'impresa Schizzarotti con il 31%, il 31 COP7, consorzio stabile Coseo, che è proprio modenese, Crizia Vital, Oberosa e Ricordioli. La gara ha avuto uno sviluppo che ha previsto tutta una serie di passaggi. L'offerta, io sintetizzo, l'offerta dell'Atti, che poi è stata aggiudicata già dalla nostra, ha proposto un importo complessivo per l'esecuzione dei lavori di 430 milioni di euro, un importo d'offerta per la gestione di 229 milioni di euro, una durata della concessione di 31 anni e un contributo pubblico di 215 milioni, ma non a fondo perduto. Quindi si è fatta attenzione anche rispetto a quello che è poi il contributo dell'ente pubblico rispetto a questo, quindi è stata prevista semplicemente un'anticipazione per garantire l'equilibrio finanziario dell'operazione e una restituzione completa del contributo, tra l'altro anticipazione sulla quale viene garantita una remunerazione. Quindi dal punto di vista della finanza pubblica il contributo si azzera. L'iter dell'iniziativa, come vi ho detto, 2010 bando di gara, 2014 viene disposta l'aggiudicazione definitiva all'Atti capitanata da Otto Brenner, poi vi sono stati una serie di ricorsi, peraltro tutti con esito negativo per i ricorrenti, quindi andare al Consiglio di Stato. È stata costituita, come prevedeva la bozza di convenzione, il bando, la società di e dopodiché quest'opera è stata esaminata dal CIPE nel 2016, sono state definite gli elementi per poter procedere all'approvazione delle misure di defiscalizzazione per favorire l'esecuzione di opere, voglio dire che oggi con misure di questo tipo stanno comunque facendo ripartire il mondo della mobilità, ma soprattutto l'economia italiana. È stata registrata la suddetta delibera CIPE alla Corte dei Conti con l'attività svolta dei trasporti e è stato trasmesso al concedente un aggiornamento del piano economico finanziario. Ora siamo in attesa di formalizzare la chiusura dell'atto aggiuntivo per poi procedere. Voglio dire che questa è un'opera che ha superato tutte le altre possibili scoglie rispetto alla realizzazione, conferenza dei servizi, valutazione di impatto ambientale, perché si tratta di un progetto definitivo che è stato posto a base di gara. In sintesi, le caratteristiche infrastrutturali: la lunghezza complessiva delle opere che verranno realizzate sono di oltre 25 km, vi è un asse principale che rappresenta il prolungamento naturale della 22, perché siamo sulla direttrice della 22 e quindi è il collegamento fra l'innesto A22 A1 e la SS467, la pedemontana in corrispondenza di Sassuolo. Poi vi è un asse di collegamento alla tangenziale di Modena che risolve un problema di collegamento locale e poi vi è tutta la parte di collegamento alla tangenziale di Rubiera e la tangenziale di Rubiera stessa. Per avere un'idea di come è stato approcciato questo progetto e come è stato studiato, cercando di mettere in essere tutte le migliori pratiche sia costruttive che rispetto alla tutela dell'ambiente, è stato fatto uno studio dettagliato di quello che è il contesto trasportistico, quindi è stata prodotta una maglia infrastrutturale tutti i corridoi principali, vedete gli assi autostradali, tutti gli assi in direzione nord-sud, gli assi in direzione est-ovest e sono stati dislocati, sono state prodotte tutte le valutazioni anche rispetto alle attività produttive, quindi origine, destinazione, sono state prodotte tutte le matrici necessarie per le previsioni del traffico. Qui i rilievi dei flussi veicolari sono stati integrati anche con tutta una serie e sono stati tutti oggetti di valutazione della proposta dell'offerta di gara, questa, quindi la qualità è stata valutata su una serie di proposte che sono state fatte, quindi anche nei rilievi dei flussi veicolari è stata fatta un'analisi con tutta una serie di interviste anche locali per tarare la matrice di origine e destinazione. Vedete qui è riportato il modello di simulazione per avere un'idea, il grafo stradale analizzato era costituito da 58.000 archi e 3.500 nodi, è stato tarato in funzione del modello del bacino territoriale della regione Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, è stata testata su 52 sezioni di monitoraggio. Tutto questo per avere una corretta valutazione di quella che sarà l'evoluzione della domanda trasportistica. Anche qui, ripeto, una valutazione prudente, perché spesso valutazioni così troppo ottimistiche hanno poi viziato la fattibilità di opere. Qui è stata fatta una valutazione
estremamente accurata e sono stati valutati gli elementi per determinare l'evoluzione della domanda, il traffico come variabile trasportistica, ma soprattutto la popolazione di occupanti come variabili socio insediative e quello che si è immaginato come evoluzione del prodotto interno lordo e della spesa della famiglia. Per avere un'idea, l'analisi trasportistica ha preso un quadro programmatico di riferimento, quindi qui vedete sono riportate tutte le opere che prima viene il presidente Muzzarelli rappresentava come area di sviluppo futuro. Vedete che qui a partire dalla terza corsia dell'Auto Brennero, alla quarta corsia una Modena, alla quarta corsia della 14 a San Lazzaro, l'autostrada regionale Cispadana, la variante di Valico, sono state strutturate quella che sarà il quadro programmatico. Il quadro programmatico è il quadro che sottende allo sviluppo trasportistico futuro. A questo ovviamente si è aggiunto il quadro progettuale, che è quello rispetto al progetto Campo Galliano Sassuolo, per capire quali di questi elementi producono una sinergia rispetto allo sviluppo del traffico e quali producono una concorrenza. Ecco, per avere un'idea qui è sintetizzata nei dati che abbiamo analizzato per poter fare la proposta di progetto, vedete che la proiezione al 2030 prevede un traffico giornaliero sull'asta principale complessivo di 43.000 veicoli, di cui 34.000 leggeri e circa 9.000 pesanti, e sulla tratta B, il collegamento alla tangenziale di Modena, di 48.000 veicoli, di cui 38.000 leggeri e 10.000, quasi 11.000 pesanti. Il confronto, perché si fa questo tipo di analisi? Per capire quale può essere il beneficio di un'opera che non siamo andati, ho sentito dire che l'opera potrebbe non essere necessario altro. Da questo si può evincere quali sono i benefici, adesso parlo a livello trasportistico, dell'opera. Traguardato l'anno 2030, lo scenario progettuale rispetto a quello programmatico, cioè il confronto tra realizzare e non realizzare quest'opera, porta sull'intera rete che è stata analizzata una riduzione dei veicoli del 3% e dello 0,5% per i pesanti, quindi il beneficio rispetto ai territori dal punto di vista dell'aggressione del traffico. La riduzione superiore al 10% del tempo complessivo di percorrenza per l'utenza e l'incremento della velocità media dal 46 km all'ora a 53 km all'ora. Questo vuol dire circa una diminuzione del 10% dei chilometri di rete con condizioni di flusso intenso. Tenete conto che oggi a livello internazionale una delle criticità che viene rilevata rispetto al sistema viabilistico trasportistico italiano è proprio l'impedenza rispetto al fluire del traffico, sia leggero che pesante. Tutto questo è valutato in soldi, perché chiaramente doversi muovere in un ambito in cui lo spostamento, oltre quello dei veicoli leggeri, che è una questione di libertà di spostamento, però quando si spostano le merci, che sia su un rotaio o su gomma, il costo di trasporto è influenzato in maniera pesante per ogni azienda rispetto al tempo di percorrenza. Benefici accelerativi sulla accessibilità territoriale. Vedete, questo è un confronto tra lo scenario programmatico e lo scenario progettuale. Queste sono isocrome dove si individua qual è il livello di accessibilità rispetto agli assi. Vedete che per avere un'idea, la possibilità di raggiungere Mantova, partendo sempre dal baricentro Sassuolo, e Parma, nello scenario progettuale varia da 40 a 60 minuti, nello scenario programmatico varia da 60 a 80 minuti. Vuol dire che ci sono 20 minuti di differenza. Credetemi, 20 minuti di differenza in queste dinamiche sono un'enormità. Il tracciato. Partiamo dal tracciato principale, lo vedete qui rappresentato, l'asse a inizio a sud dell'interconnessione tra la 22 e la 1, vi è subito il ponte, lo svincolo, il ponte di attraversamento del fiume Secchi a Campo Galliano, da lì si procede direttamente verso ovest, in maniera parallela rispetto alla linea ferroviaria storica, e la lunghezza complessiva di questo tratto è di 14 km di collegamento con Sassuolo. Vedete che i tratti rilevati, quindi quelli disposti su semplice rilevato, sono circa 3.500 metri, ci sono dei tratti di trincea oltre 7.500 metri, e queste sono zone che sono protette, che proteggono anche i territori attraversati rispetto a tutti gli elementi di inquinamento acustico, atmosferico o altro. Vi sono due gallerie artificiali per una lunghezza di 774 metri e 8 viadotti per una lunghezza di 2.000 metri. Adesso andando per quadranti, lo vedete in successione, questa è la prima parte da cui ci si diparte nell'innesto 1 a 22, vedete qui vi è uno svincolo che ripartisce i
traffici in maniera più idonea. Per avere un'idea, oggi noi scendevamo da Trento per venire qui, c'erano 3,5 km di incolonamento sul Tirreno. In questo punto, nel punto in cui l'accesso fra la 14, la 1, la 14 e la 22 risulta difficile, quindi immaginatevi mezzi fermi, rischi per il traffico, inquinamento, perché ogni volta che un mezzo sta fermo inquina. Quindi qui primo passaggio, questo quadrante vedete è il rifacimento dell'innesto, e subito a sud vi è il viadotto sul fiume Secchia. Proseguiamo a sud del viadotto sul fiume Secchia, qui lo vedete ricordato dal rendering, è prevista la realizzazione della sede operativa della concessionaria, e poi vi è un viadotto che di circa 600 metri interessa la SS9, via Emilia e la ferrovia Milano-Bologna. Al chilometro 3, partendo sempre dall'innesto, è posizionato lo svincolo di raccordo con la tangenziale di Modena. Proseguendo al chilometro 5,736, proseguendo verso Sassuolo, è previsto lo svincolo di Rubiera con la tipologia trombetta. Dopo l'uscita per Rubiera vi è il collegamento con la tangenziale di Rubiera, è previsto un ponte sul fiume Secchia della lunghezza di circa 350 metri. Proseguendo siamo a Marzaglia, vedete qui è stato previsto uno svincolo, una rotatoria sfalsata per arrivare direttamente nella zona dello scalo merci di Marzaglia, scusate, sull'anello rotazione. Poi arriviamo verso Sassuolo a Formicine, dove è prevista la prima galleria con un barone. Qui è una zona che andava protetta, quindi è stata inserita con una galleria artificiale, 506 metri di lunghezza. Arriviamo nel comune di Sassuolo, ed è prevista la seconda galleria della lunghezza di 268 metri. Andando verso la fine dello sviluppo dell'asse principale, vedete che qui abbiamo riportato alcuni cavalcavia, perché poi vedrete che anche la permeabilità dell'infrastruttura rispetto alla rete esistente è stata curata con attenzione per evitare che questa fosse una cesura rispetto al territorio con poche zone di collegamento trasversale. Quindi ci sono 15 sovrapassi e 12 cavalcavia. Poi si prosegue per arrivare a Sassuolo, e qui vi è un tratto di affiancamento del fiume Secchia verso il distretto produttivo ceramico, e infine arriviamo al punto terminale dell'asse principale, dove è previsto lo svincolo Sassuolo zona industriale. Sono presenti è presente un viadotto che termina poi con lo svincolo rispetto alla pedemontana, che interconnette la struttura della Campo Galliano Sassuolo con la SS 467. Adesso vediamo l'altro tratto, il collegamento con la tangenziale di Modena. Qui sì, si tratta di una sezione di tipo B, quindi è un'extraurbana, non è più una sezione autostradale. Vuol dire che sono previste due corsie di marcia, una per ogni due di sorpasso, una per ogni direzione di percorrenza, 3,75 m con delle banchine laterali da 1,75 m, lo spazio traffico da 4 metri. La differenza sta rispetto alla corsia d'emergenza, rispetto a una sezione A. Qui sono 2.900 metri, quasi 3.000 metri di rilevato, 246 metri di luce A e 374 metri di viadotto, per un totale di 3.600 metri. Sempre per quadri di riferimento, vedete che qui nel punto di collegamento con la tangenziale di Modena e il collegamento col casello della 1 in corrispondenza alla stazione di Modena Nord. Poi proseguendo abbiamo l'interconnessione con la tangenziale di Modena, dove è previsto lo svincolo della zona Fiera Scalo Merci, dove ci sarà quella la zona del collegamento con la rotatoria di accesso al centro commerciale Grande Miglia. Dopodiché passiamo adesso alla parte di collegamento con Rubiera. Vi è una prima parte che è l'asse di raccordo di circa 1,4 km, che prevede un viadotto da 357 metri, e poi vi è la tangenziale di Rubiera vera e propria, che è la variante alla SS9 rispetto alla via Emilia. Per quanto concerne, qui lo vedete riportato in una rappresentazione, si inserisce nel territorio. Qui vedete riportata l'arteria in corrispondenza del fiume Secchia, qui siamo nello svincolo rispetto all'abitato di Rubiera, una delle due gallerie, la con il barone 1, la seconda galleria. Vedete quanta attenzione è stata data rispetto all'inserimento ambientale. Poi vedrete anche il tipo di sensibilità rispetto all'impatto sul territorio. Questo è lo svincolo di Sassuolo, zona industriale, e questo è visto in un'altra direzione. Per avere un'idea, sono previsti sull'asse principale 6 stazioni, in cui una Rubiera, una Marzaglia, una presso la zona industriale di Sassuolo, una la
barriera pedemontana, sul ramo di collegamento con la tangenziale di Modena, la stazione zona Fiera Scalo Merci e la barriera tangenziale di Modena. Tantissima attenzione è stata posta rispetto alla tecnologia, oggi si sente parlare di smart road. Noi come autobrander abbiamo sempre avuto un'attenzione particolare perché è un'autostrada a due corsie che va da Campo Galliano fino al Passo del Brennero e riusciamo ad avere ancora oggi tassi di incidentalità e livelli di sicurezza elevati pur avendo un'autostrada sulle due corsie, investendo molto sulla tecnologia. E quindi qui sono stati immaginati tutta una serie di accortezze tecnologiche che riguardano sistemi di rilevazione automatica rispetto ai mezzi, telecamere che consentono di avere una mappatura completa del tracciato, impianto antinebbia come quello che vedete sull'autobrennero, tutta una serie di dotazioni impiantistiche, comprese una linea elettrica in media tensione per collegare tutti gli apparati di monitoraggio, impianti di monitoraggio del traffico, videosorveglianza nelle tratte aperte, impianto di radiocopertura, e tutto questo è immaginato, coordinato da un centro di controllo che consente, che è il cuore della gestione della mobilità, e consente di garantire 24 ore su 24 la gestione di questi impianti, ma soprattutto la gestione in sicurezza di tutta la mobilità. Per avere un'idea, adesso cerco di rappresentarlo in maniera sintetica, però è importante capire che tipo di attenzione è stata data rispetto all'integrazione e alla sostenibilità ambientale e paesaggistica. Sono state immaginate delle fasi progettuali che sono partite da una definizione del quadro conoscitivo ambientale, un'analisi degli impatti nelle fasi di costruzione e di esercizio, alla definizione degli interventi di mitigazione e compensazione e al progetto di monitoraggio ambientale. Molto del punteggio che è stato ricevuto dalla proposta dell'ATI riguarda queste attenzioni particolari. Vedete che il quadro conoscitivo è stato allargato a tutto l'ambito delle componenti ambientali, dall'inquadramento geologico, idrogeologico, l'atmosfera, la qualità dell'aria, la fauna, al rumore, alle vibrazioni, ai cambiamenti climatici immaginati, al sistema socio-economico, l'inquadramento geotecnico e sismico, che qui diventava un elemento rilevante, flora, vegetazione, ecosistemi, sistema agricolo, paesaggio, la salute e il benessere del singolo, l'inquadramento idrologico e idraulico. Tutto questo ha consentito di mettere insieme una serie di studi interdisciplinari, analisi trasportistica, costi-benefici e sensitività di investimento, studio acustico, studio atmosferico, archeologia, descrizione del paesaggio, studio cromatico. Sembrano cose banali, ma un'analisi di questo tipo consente poi un corretto inserimento nel territorio. Sono stati valutati le incidenze dei singoli elementi, la geologia, l'idrologia, l'analisi delle componenti ecologiche, l'analisi del sistema insediativo e il progetto di monitoraggio ambientale, che è la parte terminale di tutto ciò. Questo ha immaginato di definire gli ambienti di paesaggio di riferimento, quindi sopralluoghi fotografici, gli ambiti, è stato analizzato l'ambito fluviale naturale di quella zona, quello insediativo storico, quello produttivo, quello agricolo rurale. Questo ha consentito di elaborare delle immagini di riferimento, vedete anche con la parte cromatica, e quindi sono state individuate tutte le cromie che devono essere utilizzate in questa zona. L'effetto che poi ha portato a fare un'analisi anche su tutti gli itinerari naturalistici, dei musei, dei castelli, del gusto, ha portato a definire l'identità del territorio, i valori enogastronomici e culturali e patrimonico storico della zona. A tutto questo abbiamo abbinato una serie di analisi rispetto all'attenzione all'inquinamento atmosferico e acustico. Quindi è stata fatta una valutazione delle aree di studio, una mappatura e una simulazione di interventi acustici. Questo ha portato a individuare, come sono ricordati anche per render, le tipologie di barriere che sono state scelte, ma su quest'asta sono previsti oltre 13.000 metri quadri di superfici di barriere non assorbenti, quindi più di 4.000 metri di sviluppo lineare, una buona parte di una in terra. Questa è una metodologia che abbiamo utilizzato spesso anche noi in autobrander in alcune zone, che consente la massima efficacia rispetto all'attenuazione acustica. La connettività rispetto al territorio, non solo quella trasportistica di cui ho parlato prima, ma anche quella faunistica, sembra una cosa banale, ma vedete che ci sono oltre 10 punti che sono stati immaginati rispetto alla fauna per consentire il passaggio trasversale. Questa è un'attenzione difficilmente che si vede nell'ambito della progettazione stradale, ma è estremamente importante rispetto al rischio di moria di alcune tipologie
patologie faunistiche. Tenete conto che qui è stato immaginato il trattamento di tutte le acque che riguarda la prima e la seconda pioggia, quindi anche rispetto alla remissione negli ambiti territoriali attraversati sono tutte trattate. La base di progetto che era stato proposto aveva circa 40 ettari di superficie verde che doveva essere riorganizzata rispetto, noi ne abbiamo previsto 91 di ettari, specie faunistiche, vedete tutte anche le aree di svincolo che normalmente sono immaginate a prato verde, qui sono state studiate con singole tipologie arboree. È stato previsto anche un investimento nella produzione di energia elettrica da fotovoltaica, quindi una serie di punti che erano particolarmente così utili per poter fare questo tipo di strutture, quindi sono previsti 74.000 kWh anno di produzione di energia elettrica da fotovoltaica, che per avere un'idea è una riduzione di circa 35.000 kg di biossido di carbonio all'anno. Vedete che l'effetto finale, per avere un'idea del dettaglio in cui si è entrato, queste sono delle, ho riportato solo alcuni elementi di segnaletica autostradale, dove vedete, per esempio, questa è stata immaginata in acciaio Corten con il riferimento rispetto a Campo Galliano, quindi il riferimento storico territoriale da poter riportare. Questo è previsto con tutta una serie di elementi di questo tipo lungo tutto lo sviluppo, qui solo per dare passaggio sull'attenzione che si è posta in particolare. Per concludere, tutti gli interventi di mitigazione sono stati immaginati rispetto a tutte le parti previste con un piano di monitoraggio del tempo, quindi non è solo immaginato nella costruzione, ma è previsto un piano attento che riguarda l'atmosfera, il clima, il cuore, le vibrazioni, le acque superficiali, quelle sotterranee, il suolo e il sottosuolo, la vegetazione, il paesaggio, l'archeologia. Termino con la parte di cantierizzazione. Anche qui particolare attenzione alle modalità di cantierizzazione, sono stati immaginati 3 ambiti operativi e 5 aree di cantiere, tutto questo per evitare che il momento di costruzione sia un momento rispetto ai territori di fastidio, di transito, di inquinamento, di passaggio dei mezzi, quindi sono stati immaginati realizzando prima le piste di cantiere, poi passando sull'asta principale e così creando un impatto assolutamente non rilevante rispetto ai territori attraversati. Vedete, 3 ambiti operativi, il totale che sono in progressione, il primo ambito 32 mesi, il secondo ambito che si sovrappone al primo a 8 mesi di spostamento, quindi sono 40 mesi, il terzo ambito che riguarda gli ultimi 9 km 7 si conclude dall'inizio in 48 mesi, quindi vuol dire che sono previsti 4 anni di realizzare completamente l'opera. Qui è riportato complessivamente il cronoprogramma. Vi ringrazio, spero di averla presentato in maniera sintetica quanto il lavoro ci sta dietro a questo progetto. Grazie a tutti. Ringrazio l'ingegner Costa perché ha dato un'illustrazione e così si è andata anche al di là naturalmente di quello che abbiamo visto noi fino ad oggi e soprattutto interessa molto sottolineare anche la cura e la modernità degli aspetti ambientali dell'impatto che ha sul nostro territorio, perché credo che sia un elemento importante da sottolineare. Se mi permettete, io prevedevo anche un breve intervento del Presidente di Confindustria Ceramica Borelli, che prego di accompagnare, che per poi dare la parola al Presidente della Regione. Ringrazio Claudio Pistone, Sindaco di Sassuolo, per l'ospitalità. Grazie anche per l'invito al Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Borgini, alla presenza del Ministro del Rio, ringraziamo per essere qua con noi oggi, così come anche del Sindaco di Modena, che avete già sentito le parole. È un grande evento, insomma, la Brentella, come diceva già Mussarelli, è un'opera che è attesa dal nostro comparto da oltre 40 anni e in questi 40 anni abbiamo avuto tempo per rispettare tutti gli iter burocratici che riguardano sia la sostenibilità dell'opera che anche le pratiche amministrative e ministeriali. Di questo vi ha già illustrato molto bene l'ingegnere Carlo Costa, adesso è andato a prenderlo, è stato molto esaustivo, quindi avete visto come tutti questi iter sono stati rispettati.
così come ha fatto cenno anche della strategia di questa importante arteria, siamo Mazzarelli, si va a innestare in un sistema ferroviario che deve essere collegato e che è molto strategico per l'esistenza, la prosperità sia del nostro comparto ceramico ma anche del a beneficio anche di tutti i nostri, territori. Quindi io voglio solo aggiungere alcuni dati che illustrano ancora di più la strategia di questa arteria, come il dato ad esempio che all'interno del sistema ferroviario noi come comparto utilizziamo già la ferrovia per il 24% del totale delle nostre merci trasportate. È un dato molto importante perché è quasi doppio rispetto a quello della media nazionale, quindi capite bene come il collegamento tra la rete autostradale e la ferrovia sarà di ancora di estrema importanza. E un altro dato, nel corso di 3 anni abbiamo di nuovo aumentato la produzione di 1 milione di metri quadri di oltre 50 milioni che si prospetta e che saranno 90 alla fine del 2018. Quindi anche qui stiamo recuperando parte dei livelli di crisi e quindi avremo un maggior volume di merci in entrata e in uscita trasportate. D'altra parte, della stessa intonazione sono anche gli investimenti del distretto e questo è un altro dato molto importante. Negli ultimi anni abbiamo investito oltre il 7% del nostro fatturato in innovazione, anche questo è un record a livello nazionale, sono stati 350 milioni di euro nell'ultimo anno. Dati ACIMAC appena usciti ci dicono che nei primi 3 mesi del 2017, anche grazie al piano Industria 4.0, le vendite di macchinari per ceramica in Italia sono aumentate in 3 mesi del 60% rispetto all'anno precedente. Quindi da questa intonazione tra miglioramento delle nostre performance di vendita e questo livello di investimenti che, lasciatemi dire, con tanto coraggio i nostri imprenditori stanno portando avanti, l'opera di cui stiamo parlando, quindi la Pratella, è per noi essenzialmente strategica e di estrema attualità. E ci auguriamo, visti che ora si parta nel più breve tempo possibile e che l'opera venga fatta bene rispettando tutti i criteri di cui abbiamo sentito oggi, sono stati menzionati oggi, come il raccordo con le infrastrutture esistenti che riguarda Sassuolo, ad esempio l'innesto con la pedemontana. Ringraziamo quindi ancora tutte le istituzioni, in particolare il Ministro per la sua presenza, per l'attenzione che il nostro comparto, siamo ansiosi di ascoltarlo. Grazie. Ringrazio il Presidente Borelli che ha notato un elemento insomma, della necessità del raddoppio di un tratto di pedemontana all'interno del nostro distretto, che abbiamo i 4 corsie tra i lati reggiani e modenesi, ma c'è un chilometro di strada che è la stessatura e proprio all'altezza di dove arriverà la bretella autostradale, quindi la necessità che questo raddoppio venga effettuato per permettere un migliore innesto. Ringrazio per averlo, come si dice, ricordato in questa occasione. Quindi adesso darei la parola al Presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Grazie Sindaco, autorità, tutti amministratori, imprenditori, cittadini. La politica e le istituzioni sono credibili quando fanno quello che dicono. E a inizio legislatura, insieme all'assessore Donini e alla Giunta, avevamo detto dobbiamo far partire in questi 5 anni i cantieri di opere che da troppo tempo erano state decise e non realizzate. Una a una stanno partendo. E ringrazio Graziano Del Rio per il contributo e l'apporto che sta mettendo in un
paese che solitamente annuncia molto e poi non realizza. Il cantiere del People Mover è attivo e aperto a Bologna e nel giro di pochi anni terminerà, collegando due assi intermodali straordinari come l'aeroporto e la velocità. La Tibre è partita, il tratto della Tibre è partito. Passante di Bologna, stanno discutendo città metropolitane, società autostrade, le risorse ci sono per vedere quali modalità di mitigazione migliore possibile possano essere attivate. La Campo Gagliano Sassuolo viene presentata qui, la prossima sarà la Cispadana. Abbiamo col presidente Mattarella visitato i luoghi del terremoto e ci siamo inorgogliti delle parole del presidente autorizzato. Ci hanno fermato tutti i sindaci, le imprese, i cittadini chiedendoci quando è che parte la Cispadana, un'opera che sarà decisiva per il futuro di un territorio che già oggi, dopo solo 5 anni, produce già più PIL di quello che produce quando ha tirato quelle due drammatiche scosse. Avete visto i dati del PIL di questa mattina? La Regione Emilia-Romagna da 2 anni è la prima in Italia per crescita, abbiamo portato la disoccupazione dal 9 al 6,9% in meno di 2 anni. Non ci accontentiamo, non ci basta, vogliamo tornare nel giro di qualche anno alla piena occupazione. Questo lo si fa sinceramente un modello di crescita che sia però adeguato e sostenibile. Ieri abbiamo presentato col ministro Galletti e il sindaco Merola il G7 ambiente che si terrà a Bologna, dove temiamo che qualcuno venga a disdire impegni che abbiamo preso a livello globale poco tempo fa. Ma noi abbiamo presentato l'idea di nuovo modello di sviluppo che abbiamo in questa regione, che non può essere quello del Novecento, dei decenni scorsi, che deve puntare su 3 assi. La manifattura, le manifatture, la cultura, i saperi, la ricerca e il turismo. Su questo noi innesteremo l'Emilia-Romagna, che già oggi, ma ancora di più nei prossimi anni, dovrà competere con i territori più avanzati d'Europa e del mondo. Arriveremo entro pochi mesi a varare una legge urbanistica che sarà un po' una piccola rivoluzione che si chiamerà consumo di suolo a saldo zero, perché di suolo abbiamo consumato troppo. Ma noi nel programma di legislatura avevamo indicato che le opere infrastrutturali che erano state fondate nelle istituzioni, quelle elette dal popolo, cioè i consigli comunali, provinciali e regionali, dovevano essere realizzate perché sono, come è stato descritto, competitive laddove abbiamo distretti manifatturieri industriali che sono tra i primi per eccellenza nei loro comparti nel mondo. E la competitività sta anche, ad esempio, dall'essere collegati all'Europa da un lato e dall'altro nel permettere un equilibrio nel territorio che vedrà agganciato a questo anche risolti alcuni problemi collaterali. Un miglior fluido di traffico tra il modenese e Reggiano nella parte del distretto, la soluzione di un miglioramento notevole della vita quotidiana dei cittadini, penso di Formigine riguardo Maria Costi, penso di Rubiera e riguardo Cavallaro, ma potrei citare gli altri comuni perché complessivamente vi è un beneficio indiretto e diretto per tutto questo territorio che ha saputo nel corso dei decenni scorsi passare da molto povero che era ad un territorio che ha saputo raggiungere livelli di standard, di occupazione e di qualità, vuol dire anche del reddito da distribuire molto elevati. Abbiamo bisogno di fare le cose per bene, mi pare che quello che lei ha presentato dal punto di vista delle mitigazioni ambientali e di tutto quello che deve servire perché l'opera sia fatta con il migliore standard possibile sia stato presentato. Noi, insomma, e concludo, proseguiamo un lavoro che sta dando buoni risultati. Stanno buoni risultati perché avevamo detto che l'ossessione era di dare lavoro a chi l'aveva perduto e trovarlo per chi non l'ha mai trovato. E pian piano, ma direi decisamente andando avanti, stiamo realizzando quella che era la priorità delle priorità. E parallelamente a questo stiamo anche cercando di mettere mano a tutta quell'opera cantieristica che in anni da cui veniamo, di recessione, e che ha comportato un blocco, ad esempio, degli investimenti pubblici, oppure ad un blocco di opere che nel passato erano molto più presenti ed opportune per gli amministratori locali, che poi col patto di stabilità hanno trovato il loro sostanziale blocco o freno,
perché sappiamo che tutto quello che si mette in campo anche dal punto di vista dell'accantieramento significa ossigeno fresco per il mondo del lavoro, per il mondo dell'impresa. Il raddoppio Graziano aveva preso un impegno molto preciso recentemente e voglio anche dire al Presidente Zarelli e a tutti i sindaci che ci avevano posto problemi, che tra l'altro io condivido, progettuali sull'opera, quindi da migliorare, non ho dubbi che il Ministro saprà dare le risposte che possano tranquillizzare nel miglioramento dell'opera stessa quelli che potevano essere dubbi rispetto comunque a un necessario scarico dei flussi di traffico che noi abbiamo rispetto al congestionamento. Dentro a questo quadro, lo dicevo prima, alcune opere che dai fondi di sviluppo e coesione saranno finanziate, alcune le ho elencate, ci sta anche il tema del completamento della cosiddetta pedemontana che da anni si attendeva. Io credo daremo un beneficio complessivo per questo territorio, continuando davvero ad immaginarci con grande umiltà e piedi per terra, ma come un territorio che vuole davvero, lo ribadisco, competere con i territori più avanzati d'Europa e del mondo. Mi pare che tutti insieme, stiamo riuscendo a fare cose che saranno all'altezza delle aspettative che hanno le generazioni future. Grazie. Le aree produttive
connesse e interconnesse con l'intermodalità, cioè fare in modo che ferro, strada e possibilmente anche mare fossero appunto il frutto di uno stesso disegno, non fossero programmati a prescindere. Ed è evidente che questa è la vera sfida, quindi noi abbiamo messo in campo un'attenzione particolare anche a selezionare le opere che sono atte a questo scopo. Per cui a me, io vorrei che si comprendesse come noi abbiamo cancellato delle opere, dei project, delle concessioni e delle prospettive, perché si pensava che tutte le opere, purché venissero fatte, servissero lo sviluppo. Ci sono opere che non servono lo sviluppo, semplicemente sono progettate male, hanno piani economico-finanziari che non stanno in piedi. Io sul mio tavolo ho trovato 90 miliardi di project financing, questo è ricordato lo studente, l'ingegner Costa non è un project, però ho trovato 90 miliardi di project in cui l'80% è totalmente velleitario. È un paese, questo l'ha detto bene Giancarlo Zaremi, è un paese che bisogna scegliere, e quando sceglie poi fare in modo che le scelte atterrino concretamente. E qui nella nostra terra siamo abituati a essere così. 2 anni fa avevamo detto alla vostra assemblea che volevamo aprire i cantieri entro la legislatura. Io credo che i cantieri, anzi sono sicuro che i cantieri entro maggio possono aprire nell'anno prossimo, quindi tu non sei ancora scaduto, Stefano. Forse sono scaduto io, però posso dire. Abbiamo discusso molto, quindi io devo ringraziare moltissimo l'assessore Bonini, perché abbiamo già ringraziato Stefano, ma ci sono anche le seconde file in questo lavoro, no? Io sono l'ingegner Coletta, qui c'è l'assessore Bonini, adesso non voglio far fare con il riverente, però sono andato sempre l'assessore, qui un dirigente, e abbiamo cercato di lavorare molto nel rivedere, e abbiamo trovato un atti davvero professionale, molto seria, nel rivedere le cose che si potevano rivedere. Abbiamo dialogato molto Giancarlo per tutti i suggerimenti sulla semplificazione dei pedaggi che voi proponete e che vanno accolte, e quindi nell'esecutivo verranno finalmente accolte. Abbiamo lavorato molto, io ho lavorato molto anche per fare in modo che ci fosse solo il collegamento della tangenziale di Rubiera, ma non ho avuto quella di Modena, il collegamento con la Pedemontana, dovevo fare, ho provato a ridurre, diciamo, le connessioni. Ma però questa opera ha un potere fortissimo, ha il potere di mettere insieme le grandi arterie che appunto vanno dentro all'area industriale, una delle aree industriali più competitive d'Europa, E quindi questo è lavoro, questa è ricchezza. E oggi noi anche abbiamo avuto tra ieri e oggi due dati fondamentali che ci dicono che forse tutti quelli che stanno raccontando di un paese sulla strada sbagliata, forse si potrebbero fare una domanda. E cioè, abbiamo il più alto tasso di occupazione del 2009. Stiamo oggi ragioniamo di una crescita del PIL, lo ricordava il presidente Bonaccini poco fa, dello 0,4, cioè 1,2 su base annua. Forse abbiamo messo numerosi provvedimenti nella finanziaria scorsa appunto per fare in modo che chi fa impresa investa nell'impresa, possibilmente non nella finanza speculativa, ma nella sua impresa, defiscalizzando. Perché i bonus servono a questo, a defiscalizzare, cioè a rendere più leggero chi vuole assumere, il lavoro di chi vuole assumere persone e di chi vuole investire nella propria azienda. C'è una filosofia, una strategia precisa, non c'è una casualità dietro questi sconti fiscali. C'è il tema, cioè che l'impresa è l'unica che può aiutarci a creare lavoro e occupazione, e per chi fa politica il lavoro è tutto. Il lavoro è l'unica vera missione. Fornire ai giovani non uno stipendio ma un lavoro, perché il lavoro è dignità, è sentirsi parte di una comunità, è sentirsi attivi, protagonisti, è sentirsi parte di relazioni sociali. Non è tutto monetizzabile, lo dico qua perché noi siamo attenti anche giustamente a fare i profitti, ma non tutto è solamente monetizzabile. Non è che il lavoro può essere sostituito da uno stipendio, non è la stessa cosa. Quindi la strada che stiamo intraprendendo è appunto stata quella di concentrarci proprio per fare in modo che l'impresa sempre di più acquisisse competitività. E qui la competitività è veramente fortissima, a tutti i livelli, lo sapete, ormai la competitività anche in Europa è tra aree regionali. Io sono un autonomista non pentito, cioè penso che il
protagonismo dei territori sia la chiave per la rinascita del nostro paese. Questo è il punto. Sarà la piccola media impresa, l'impresa innovativa del mezzogiorno a tirar fuori il mezzogiorno. Sarà una programmazione dei fondi comunitari tarati verso le imprese, verso le connessioni utili a tirar fuori dalla precarietà il lavoro nel mezzogiorno. Non saranno così, come dire, politiche diffuse. Avevamo 22.000 progetti nei fondi di sviluppo e coesione che ha citato Giancarlo, 22.000 progetti divisi tra ministeri che si facevano i loro programmini, le regioni che si facevano i loro programmini. Abbiamo ridotto, con la Chigi abbiamo fatto una legge che diceva si programma insieme e questa programmazione congiunta comincia a dare i suoi effetti. Programmazione non si fa alla tangenziale e la Capogliano si solo perché è del Rio che questa infrastruttura viene da queste terre, no. Ma si fa perché si fanno gli studi di traffico, perché si fanno gli studi di congestione, perché si fanno gli studi di sviluppo, perché si decidono le priorità. L'altro giorno abbiamo inaugurato un'altra opera storica che attesa, perché in Italia ovunque si vada ci sono opere attese da più di 30 anni, te lo dico sempre, è proprio la guerra dei 30 anni, no? La cito sempre questa cosa, una guerra che devastò l'Europa all'inizio del 600 e l'Italia è così sulle opere. 30 anni, ovunque vado almeno 30, qui addirittura 50, l'ho detto forse che un po' esagerato, ma insomma più o meno ci siamo. E allora dicevo, abbiamo inaugurato un bypass che decongestiona moltissimo il nodo di Firenze e abbiamo però anche presentato gli investimenti di Autostrade per l'Italia, un altro grande gruppo insieme a Brenner eccetera, che ha, e abbiamo presentato questi investimenti, lo dico perché per i prossimi 5 anni, e abbiamo presentato anche gli investimenti aeroportuali per i prossimi 5 anni, perché adesso il nostro sforzo è stato quello di mettere insieme una pianificazione, una programmazione molto robusta, sostenibile dal punto di vista economico-finanziario, con dei tempi certi di realizzazione. E ancora una volta questa pianificazione è fatta sulla base di analisi oggettive, cioè di cose dimostrabili. Qui non abbiamo paura, questi sindaci non hanno paura di parlare con le loro popolazioni e di spiegare l'utilità. Ci hanno messo la faccia, no? Mi pare, Claudio, Giancarlo, Stefano, ci hanno messo la faccia su queste opere. Dicono che è utile, aiuterà la nostra comunità a essere meno, a fare una vita meno congestionata dal traffico, a fare una vita finalmente più libera, più vivibile. E quindi hanno messo in quest'opera, non c'è solo il merito appunto della regione, del ministero, ma c'è anche e soprattutto il merito di tutta la comunità locale, dagli imprenditori agli amministratori, che insieme vuole e deve continuare a lavorare perché quest'opera sia un'opera accettata dal territorio, accettata dal territorio. Questo è il nostro obiettivo. Non abbiamo voluto fare una cosa così per metterci una medaglietta. È vero, abbiamo completato tante opere che si riteneva non si potessero mai completare, la Salerno Calabria, la Torre Latte, l'autostrada del mare in Calabria. Fare una lista delle cose che abbiamo completato in questi ultimi tempi, ma non è questo il tema. Il tema è, ancora una volta, se le opere hanno una loro sostenibilità. Allora qui, noi cosa abbiamo fatto? Adesso siamo pronti, quasi, qualche giorno, siamo pronti a firmare l'atto aggiuntivo e quindi ad andare avanti con tutti gli atti formali. Abbiamo superato brillantemente tutte i vari passaggi, non vi potete neanche immaginare cosa succede a Roma, voi quei sindaci non ve lo potete neanche immaginare, come il decreto MIT-MEF, Corte dei Conti, revisione per osservazioni, è un pezzo della ragioneria che dice una cosa, un altro pezzo che dice un'altra, non ve lo potete nemmeno immaginare che fatica che bisogna fare, cioè di qua bisogna stare ogni giorno a sollecitare, anzi qualche uno lo sa, ogni giorno a sollecitare un atto, una formalizzazione, così via. Però abbiamo finito Stefano, finalmente, tra oggi e questa settimana la Corte registra il decreto interministeriale, quindi in realtà l'atto aggiuntivo è pronto immediatamente dopo. A questo punto bisogna progettare l'esecutivo, bisogna progettare nei tempi giusti e noi sappiamo, ci hanno detto, ci hanno garantito che entro maggio si cantierizza, maggio, giugno, non di più, giusto? Non ho sentito. Giusto. Quindi è una promessa congiunta. E
e appunto questa cosa ci consentirà davvero poi di mandare avanti tutte le presentazioni esecutive. Quindi siamo venuti venire qui oggi per dire che adesso possiamo avere un segno di tempo, non abbiamo fatto la messa sui tempi, perché io non ho in mano tutto il processo, le cose che sono in mano nostra abbiamo cercato di chiarire, ma non tutto dipende da me, grazie a Dio dirà qualcuno, però abbiamo voluto fare un lavoro insieme, credo, in questi mesi, in questi anni, molto, molto proficuo. L'Emilia Romagna anche si prepara ad affrontare l'ultima sfida, diciamo così, e ci prepariamo ad affrontarla, la sfida stradale, perché abbiamo affrontato in maniera brillantissima con l'Emilia Romagna, che è un esempio italiano, non dico perché sono Emilia Romagnola, è un esempio da guardare, su un ferro, ha fatto un contratto di servizio con ferrovie assolutamente innovativo, con ricambio di tutte le motrici, è stato un esempio che ho indicato a tutte le regioni, tutte le regioni stanno seguendo questo esempio, proprio ieri ho avuto la conferma che dal 2019 avremo sul livello nazionale più di 130 treni all'anno nuovi per i nostri pendolari che meritano moltissimo. Noi ci stiamo concentrando molto sull'alta velocità, avete visto che tutti i corridoi europei stanno procedendo, gli svizzeri dicono che siamo più efficienti dei tedeschi e questo a me non dispiace, però stiamo procedendo con tutti i corridoi europei. Il Presidente del Consiglio ha firmato il decreto che col Presidente Renzi avevamo predisposto prima che prendesse il governo, programmazione per 15 anni degli investimenti pubblici, 47 miliardi di euro, risorse certe. Il mio ministero ne ha 21 di questi 47 e abbiamo messi sulla programmazione di ferrovie, programmazione di ANAS, programmazione della messa in sicurezza delle dighe, dei ponti, il rinnovo del parco autobus locale, perché anche su questo abbiamo fatto un lavoro molto importante. Allora abbiamo dato un grande impulso alle vie ferrate in Emilia Romagna, al servizio, alla qualità del servizio di Emilia Romagna, dando un esempio a tutti, e abbiamo detto che avevamo alcuni magoni, come si dice dalle mie parti, non so anche se suono si dice magoni, cioè qualche sofferenza. A Reggio si dice c'hai un magone, cioè c'hai qualcosa che ti tormenta. E ho scritto sulla lavagna nel mio studio ieri, siccome pensando ai prossimi mesi che saranno un po', bisogna concentrare gli sforzi, ho scritto magoni da risolvere. Tra i magoni da risolvere c'è la Cispadana. Abbiamo fatto qualche passo anche lì avanti, perché appunto il primo pezzo di Tibre, c'è qui Pizzarotti, che pur essendo parmigiano sta lavorando bene, insomma, siamo partiti con i lavori del Tibre, andiamo avanti. E adesso andrò a Bruxelles tutto questo per farmi approvare anche il collegamento tra la Cispadana esistente e il primo pezzo di Tibre, in maniera che ci sia una, quindi anche una programmazione certificata da Bruxelles. Ma credo che sulla Cispadana abbiamo modo, visto che abbiamo messo sulla via giusta la risoluzione della concessione dell'Autobrennero, credo che anche sulla Cispadana forse potremmo riuscire a fare una sorpresa prima che il governo esaurisca il suo mandato. Quindi davvero questa è l'ultima, dopo aver risolto anche il trasporto rapido costiero di Rimini con l'ultima precipite, abbiamo risolto anche questo. Quindi, ma nel porto a il porto a Ravenna i lavori partono, non rompere le scatole, abbiamo già finanziato anche quello. E quindi insomma c'è un sistema che si muove davvero in termini fortissimi dal punto di vista logistico e spero davvero che anche la Cispadana sarà un'altra buona notizia per la nostra popolazione, per le aziende che lavorano e che sono state così straordinariamente brave a esistere nonostante il terremoto. Quindi io devo concludere questo mio saluto con una punta di orgoglio, nel senso che sono molto orgoglioso di essere emiliano romagnolo, di vedere qui il pezzo dell'Italia che funziona, è un pezzo dell'Italia che pur funzionando non disprezza quelle che non funzionano, è un territorio che ha fatto della attenzione anche verso le parti più deboli della propria comunità, che ha fatto di questa attenzione la sua forza. Non è vero che c'è sviluppo solamente se qualcuno compete in maniera fortissima e uccide l'altro. Questo capitalismo è morto. Chi fa azienda sa che in un'azienda si funziona se si è non uno contro l'altro armato, se si lavora insieme per obiettivi.
insieme per obiettivi comuni. E quindi da questo territorio esce anche la cultura politica che io vado ripetendo spesso in questo periodo, e cioè che solo nella cooperazione, che c'è la soluzione dei problemi, non nella competizione. Non è nella competizione tra noi e i modenesi, o tra noi e i parmigiani, o tra i emiliano-romagnoli e i marchigiani, che c'è la soluzione dei problemi per l'Italia. L'Italia deve viversi e deve ragionare in termini di interesse nazionale, esattamente come l'Emilia-Romagna si vive e ragiona in termini di interesse regionale, con la stessa passione e con la stessa intenzione di chi sa che i territori più fragili devono essere aiutati di più, non di meno, e che i territori più forti devono essere messi nelle condizioni di correre di più, non di meno. Ma non è una gioco a somma zero dove la relazione competitiva dice uscire di più debole, no, si cresce e si muore tutti insieme. E quindi questo territorio ha fatto di questa riduzione delle disuguaglianze, della riduzione delle differenze, un punto distintivo. Vorrei davvero che il nostro paese si camminasse anche nei prossimi mesi verso una cultura, una filosofia politica che faccia di questa volontà di ricostruire legami di comunità, di ricostruire solidità della comunità, che faccia di questo il messaggio principale. Chi si presenta gridando le colpe degli altri normalmente non è concentrato a risolvere i problemi di tutti, non è accusando gli altri che si risolvono i problemi di tutti. Chi ha amministrato sa che quando si arriva a fare il sindaco si prende il bello e il cattivo. Dico bene, Claudio? Molto cattivo. Molto cattivo. Si prende il bello e il cattivo, ma non si risolvono i problemi accusando chi è venuto prima. Si risolvono i problemi rimboccandosi le mani e chiedendo a tutti di fare uno sforzo collettivo, che è quello che anche oggi abbiamo fatto e che credo abbia dato i suoi frutti.